sempre abbiamo il nostro titolo nel mirino. Andiamo a vedere quale titolo hai selezionato per noi oggi. Giglio Group, fondata nel 2003, quotata in borsa sul segmento Star dal 2018, leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi fashion, design e più recentemente si sono aggiunti anche il settore food e healthcare. Allora, perché questo titolo? Poi vedremo naturalmente un'analisi su due grafici daily, quindi giornalieri. Sì, allora, la rubrica Titoli nel Mirino è una rubrica che a me è sempre piaciuta, ti ringrazio le fonti per questa opportunità. Va detto che in questi periodi hai sempre le vene dei polsi che tremano nel proporre un titolo. Perché faccio questo assunto? Perché io ieri sera in orario pressoché notturno ho inviato appunto per voi questi due grafici. E qual è il terrore? Che tu vai a mettere un grafico dove c'è un'area supportiva che è interessante e poi appunto bombardano una centrale nucleare e il giorno dopo il titolo ti può aprire a meno 8, no? Ad esempio, Certo, soprattutto titoli. certo. Quindi dici ok, è saltato tutto. Viceversa, vediamo che questa mattina Giglio aveva aperto addirittura in positivo, quindi in totale controtendenza, e adesso perde l'1,40, sta comunque mantenendosi estremamente meglio di quello che è il mercato in generale. E comunque detto questo, è l'analisi tecnica che come al solito guida per andare a intervenire quando ci sono dei livelli importanti. E possiamo partire se possibile già con il primo dei due grafici, Certo. dove andiamo con un time frame daily e con un grafico lineare, quindi senza candele giapponesi, proprio per avere una visione un po' più pulita di lungo periodo. Andiamo a vedere come Giglio Group dai massimi del 2017 in area 8 sia sceso ultimamente in area 1,48-1,46 questa mattina sta facendo, andando a fare di nuovo il minimo fatto alla massima depressione della pandemia del 2020. Siamo quindi su un livello supportivo pulitissimo, evidente, e dal quale se appunto Giglio dovesse rimanere ancora decorrelata e resistere ai cali del mercato e dovesse cominciare a rimbalzare, sarebbe un livello interessantissimo in ottica di acquisto di lungo periodo. Perché? Perché si potrebbe andare a posizionare un eventuale stop loss sotto area 1,40, quindi andare poi a salvarsi anche da eventuale volatilità. Per poi ripartire ed avere dei target importantissimi, il primo in area 2 euro e poi 2,50 euro. È importante che in questi giorni Giglio tenga questo livello, quindi che non scenda sotto gli 1,40, gli diamo un po' di gioco, un po' di volatilità anche perché è un titolo sottile. Il livello supportivo è evidente, è sui minimi storici e quindi assolutamente qui attenderei la risoluzione di queste tensioni e Giglio potrebbe essere un titolo che potrebbe performare alla grande. Lo vediamo anche perché nel secondo grafico, dove abbiamo invece poi inserito delle candlestick, quindi delle candele giapponesi, quello che andiamo a vedere è che proprio nelle ultime sessioni abbiamo avuto dei volumi comunque più alti e soprattutto 3 sessioni fa con quella candela che ha semplicemente una spike molto estesa, il prezzo era già andato sopra il livello di 1,60 euro, che è la sua naturale resistenza. Quindi in parole povere i compratori avevano già assaggiato un attimo il terreno Sì. provando a rompere quel livello, poi è stato riassorbito, ma sul titolo comincia a esserci chiaramente interesse. E quindi secondo me, se appunto terremo area 1,40, che sono i massimi fatti proprio con quell'hammer di 4 candele fa, se terremo quel livello e successivamente si romperanno gli 1,60, secondo me è un titolo che va messo in portafoglio. Ecco, grazie naturalmente per questa analisi. Peraltro stavo riflettendo su quello che dicevi tu, è vero che insomma, preparare un grafico la sera in questo momento è rischioso perché poi la mattina, a seconda di quello che succede la notte, può dare indicazioni diverse, però sarebbe stato azzardo, anche interessante vedere effettivamente come può cambiare, no? La situazione in poche ore, proprio per chi con l'analisi tecnica vuole operare sui mercati. In questo caso non è accaduto, però dovesse succedere potrebbe essere anche un'indicazione interessante per chi magari agisce
agisce con fretta o senza avere, come dire, contezza di quello che può accadere. Quindi niente, riflessione così molto molto basica, ma che in questo momento serve per aiutare chi ci segue a operare sui mercati. Assolutamente basica, ma estremamente corretta. Ok, allora Giglio Group, titolo nel mirino della settimana.